L'ENI non ha nessuna responsabilità in merito alla rottura delle trattative con l'Aramco. Il presidente della Sindial, Leonardo Bellodi, che segue gli affari istituzionali per la compagnia petrolifera italiana, in collegamento con la redazione di Sassari, intervenendo sulla vicenda, rigetta qualsiasi addebito anche sul presunto ostruzionismo nella vendita della materia prima alla società del Qatar. Francamente non capisco coloro i quali additano Eni come responsabile. Non dimentichiamoci che questa vertenza, signora, è una vertenza che è nata dal fatto che una società inglese ha abbandonato l'Italia, mentre per quanto riguarda Eni, Eni c'è, produce e vuole ovviamente vendere queste materie prime. Sulla fornitura di materie prime, noi abbiamo già concluso un accordo con l'Aramco. 12 gennaio, firmato dall'Aramco, accordo che prevedeva prezzo delle forniture, quantità, tempistica e dunque era un accordo da questo punto di vista perfetto. Se loro ci chiedono il materiale, noi domani siamo pronti a fornirglielo alle condizioni che loro hanno sottoscritto e ci hanno chiesto. Ecco, un'ultima domanda. Lei è presidente della Sindial, che a Porto Torres significa dismissione bonifiche. Nel frattempo, 3 anni fa è arrivata anche la vostra consorella Polimeri Europa. Ma quali sono i vostri progetti futuri in questo territorio? Eni, attraverso le sue società, Polimeri, Sindial e tutte le altre società presenti in Sardegna, ha sempre confermato la volontà di una presenza. Presenza che si mantiene, vorrei sottolinearlo, anche in un clima internazionale europeo drammatico. E dunque per quanto riguarda sia il discorso delle bonifiche, sia per quanto riguarda l'attività produttiva in Sardegna, questa è un'attività che è stata anche confermata recentemente. Dunque continuiamo a esserci e a operare. Eni c'è e non ha mai abbandonato nessuno.